Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è una nuova rubrica che ho deciso di aprire. In questa rubrica vi voglio parlare e far scoprire alcuni autori o autrici emergenti che appunto ho apprezzato in modo particolare. Prima di iniziare, vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, lasciare un like a questo video, un commento. Giù nell'info box troverete tutti i miei vari social. Su Instagram, per quanto riguarda i libri, sono sempre molto più attiva. E inoltre i libri che vi mostro li trovate giù nell'info box, il link affiliato ad Amazon. Questo non comporta per voi nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccola percentuale che andrà a supportare il mio canale. Allora, in questo primo video voglio parlarvi di quattro autori. Tre sono state collaborazioni in ebook. Il libro poi mi è piaciuto talmente tanto che appunto l'ho acquistato cartaceo. L'altro invece è un libro che ho acquistato prima in ebook perché era scontato, dopodiché l'ho preso in cartaceo. La cosa che accomuna questi quattro autori e autrici è intanto la loro età, perché sono tutti giovanissimi, credo che siano tutti più giovani di me. Uno addirittura 7 anni meno di me, quindi tanto di cappello, veramente bravi. Altra cosa che li accomuna è la loro gentilezza, disponibilità, sono veramente persone alla mano e con cui appunto posso relazionare in maniera molto tranquilla. E, i libri sono tutti dei fantasy, con varie sfumature, però sono tutti fantasy. Altra cosa che accomuna questi libri sono i protagonisti. Maschi soprattutto, che sono strafighi, quindi potete scegliere il libro anche in base al bonazzo che vi piace di più. Allora, partiamo. Parto con la primissima collaborazione per quanto riguarda i libri che ho avuto sul mio canale. Anche qua, vi ripeto, in ebook è stata la collaborazione, ma il libro poi l'ho acquistato io. Sto parlando di Ramona Bocci e del suo libro che è L'Ordine del Fuoco Celeste Nefilia. Eccolo qua. Il libro è molto carino, è scritto anche abbastanza grande, non sono tantissime pagine, comunque sono tutti libri che io ho letto in pochissimo tempo. Questo sono 430 pagine e è un libro che io ho apprezzato tantissimo. Intanto vi parlo un pochino della trama. Questo libro è il primo volume di una saga urban fantasy. È il romanzo d'esordio dell'autrice ed ha un po' un filone biblico. Il secondo libro è già stato scritto ma non ancora pubblicato. Il terzo, se non l'ha già finito, l'ultima volta che ci siamo sentite, insomma, lo stava scrivendo, lo stava finendo di scrivere. È un primo volume che a me è piaciuto tantissimo. Allora, intanto la protagonista è Elaine. Io vi dico già che storpierò tutti i nomi, quindi così lo sapete e vi preparate. Comunque, è una ragazza di 21 anni che conduce una vita abbastanza normale, però lei sente di non appartenere a questa vita molto monotona, è una vita che non la paga e appunto sente che c'è qualcosa di meglio che l'aspetta. Una sera Elaine sta camminando e viene aggredita. Un giovane misterioso la salva, il suo salvatore però non è del tutto umano, perché infatti il suo salvatore è un mezzo angelo e da qua partirà tutta una serie, tutta un'avventura ricca di misteri. Io mi sono chiesta spesso com'è che come continua la storia, ero ansiosa di andare avanti, mi facevo in continuazione un sacco di domande e volevo al più presto una risposta e il finale mi ha lasciato tipo a bocca aperta, ma come? Cioè, devo leggere sicuramente il secondo per andare avanti perché così non posso vivere, ve lo dico già. È una trama molto ricca di avvenimenti e appunto questi avvenimenti portano il lettore a farsi sempre un sacco di domande e a cercare continuamente le risposte alle sue domande. È inoltre un libro molto ricco di personaggi, ce ne sono tantissimi, ma sono talmente ben caratterizzati che è impossibile confondersi ed è una cosa che a me succede molto spesso con i libri con tanti personaggi. Io di solito mi segno in un fogliettino i nomi dei personaggi e una frase che mi ricorda chi è. E in questo caso non ne ho avuto bisogno perché appunto sono caratterizzati benissimo. Inoltre Ramona è stata molto brava perché in alcuni punti
ci dà una mezza frasettina che ci ricorda quel particolare fondamentale del personaggio e quindi il lettore rimane focalizzato su tutto. Poi abbiamo anche una costruzione del mondo veramente ben fatta, ben descritto, descrizioni però mai noiose, mai, come anche la storia, la trama, non è per niente noiosa. E quello che mi è piaciuto è che le descrizioni, anche se sono veloci, sono fatte talmente bene che sono stata catapultata in questo mondo e riuscivo a vederlo benissimo. Il protagonista maschile, che è Raphael, è bellissimo e misterioso, quindi mi sono subito innamorata di lui, ovviamente, ma anche la protagonista mi è piaciuta. L'unica nota negativa della protagonista è che, nonostante abbia 21 anni, a volte compie delle fa delle scelte, dei colpi di testa che io attribuirei più a una sedicenne, quindi ogni tanto mi faceva storgere il naso. Non è comunque un personaggio che mi ha disturbato, anzi, appunto, è un libro che vi straconsiglio. Per alcune cose può assomigliare a Shadowhunters. Io non ho letto Shadowhunters, me l'ha detto mia sorella. Però, in ogni caso, a me la trama è piaciuta, i personaggi mi sono piaciuti e c'è da dire anche una cosa: che tutti i libri hanno un qualcosa, hanno degli spunti presi da altri libri più famosi, tutti, perché ditemi voi qual è un libro fantasy o un libro in generale completamente originale, con dei personaggi mai visti, mai sentiti, una storia completamente nuova. È impossibile. Quindi io vi dico comunque di dare una possibilità a questo libro, perché è veramente molto bello. Se avete il Kindle e non siate come me, potete acquistare il Kindle sempre su Amazon, che magari vi costa un pochino meno. Però comunque a me piace sempre avere il libro cartaceo, quindi alla fine ho voluto prendere anche questo. Altro libro che ho letto in ebook mi è piaciuto molto, e quindi l'ho voluto prendere in cartaceo perché in cartaceo ha tutto un altro effetto, è questo qua: The Guardians, la chiave di Aramis di LMP. Allora, io avevo acquistato su Amazon l'ebook perché era scontato a 99 centesimi, ma io ho il Kobo. Credevo che una volta acquistato l'ebook su Amazon io potessi convertire il file e metterlo nel Kobo. Amazon invece non fa scaricare il file che tu hai acquistato, cioè l'hai acquistato è tuo, però te lo fa mettere solamente nel Kindle o te lo leggi sul computer con l'applicazione sempre del Kindle. Quindi non sono riuscita a mettere il file nel Kobo. E l'autrice è stata così gentile da mandarmelo tramite email in ebook, così ho potuto leggerlo. Mi è piaciuto tantissimo e l'ho acquistato. Allora, il libro è molto molto bello. Vi metterò poi magari un piccolo video, se riesco, per farvi vedere il dentro. È molto ricco di illustrazioni in bianco e nero, ci sono anche delle illustrazioni a colori bellissime. La copertina è molto bella. È un libro che costicchia perché costa, mi sembra, 20 euro. Però c'è un lavoro di immagine di questo libro bellissimo, anche particolari nella copertina dorati che sono in rilievo, cioè si capisce perché costa così e vi consiglio in questo caso assolutamente di prenderlo cartaceo perché è più bello. L'autrice tra l'altro ha anche fatto uscire la versione in copertina rigida, che da quello che ho capito dovrebbe avere anche le pagine colorate. Detto questo, di LMP vi lascio anche il suo sito, oltre a quello di Amazon, perché potete acquistare i libri anche dal suo sito e trovate anche dei gadget molto molto carini, quindi vi lascio un po' tutto. Allora, comunque, questo è il libro, è il primo libro di una saga, Urban Fantasy, che però può essere tranquillamente considerato un autoconclusivo, perché ha una fine e tutte le questioni si chiudono alla fine del libro e quindi può essere un autoconclusivo tranquillamente. Allora, intanto la cosa carina che mi è piaciuta, ve lo dico subito perché altrimenti me ne scordo, è questo: cioè all'inizio del libro, sia in ebook che in cartaceo, avete un QR code da scansionare e in modo da ascoltare delle canzoni in sottofondo pensate dall'autrice mentre leggete. E
Questo secondo me è un'idea originale molto carina che vi fa approcciare una lettura in modo diverso, quindi mi è piaciuta molto anche questa cosa. Allora, qua intanto siamo a Berlino e Berlino è una città che io amo particolarmente, che ho visto e visitato molte volte e quindi le ha fatto guadagnare un punto in più perché quando parlava dei vari quartieri io proprio ce l'avevo veramente in testa perché ci sono stata e quindi mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo due protagonisti maschili che sono Zack e Nathan, sono due guardiani e sono due fate legate dal bonding. Il bonding unisce due guardiani per l'eternità. Allora, intanto le fate, che sono il personaggio magico, diciamo, di questo libro, non pensate che siano fate, le classiche fate dei racconti, delle fiabe con le ali, no, assolutamente no, e sono fate un po' diverse. Comunque, la protagonista invece femminile è Elaine, è una ragazza che è stata adottata, che non ha nessun ricordo della sua vita prima dei 7 anni. Ovviamente, i loro destini sono un po' intrecciati e dovete poi scoprire il perché. Comunque, è una storia young adult con tematiche LGBT e queste tematiche LGBT, secondo me, sono strutturate benissimo e sono il punto di forza del libro, perché proprio le storie d'amore, ma anche di amicizia, sono descritte in maniera molto bella. Mai banale, per niente scontata, neanche troppo sdolcinata, ma allo stesso tempo è dolce. Non so bene come descrivere le sensazioni che ho avuto leggendo queste storie d'amore, però comunque mi sono piaciute tantissimo. La scrittura è super scorrevole, la trama è ben strutturata, ma questo di tutti e quattro i libri che vi mostro in questo video. I personaggi sono tutti ben strutturati, ben descritti ed è impossibile non amarli, tutti e quattro, perché insieme a loro c'è Kiki, una loro amica e compagna di avventure, e anche lei mi è piaciuta tantissimo. E appunto è una storia che ha vari colpi di scena inaspettati e è una storia avvincente, ma allo stesso tempo è una storia d'amore bellissima, quindi ve lo straconsiglio. Qua poi abbiamo il mondo delle lettrici divise tra Zack e Nathan. Io continuerò a dire sempre che io li terrei tutti e due perché sono dei bonazzi incredibili. C'è poi questo trittico, questo triangolo quadrilatero, non si capisce, un po' un insieme, un po' un amore libero, ecco, mettiamolo così, però è stato bellissimo leggere la loro storia. Assolutamente vi consiglio questo libro e ve lo consiglio in cartaceo perché merita davvero tanto. Poi passiamo invece a due libri che sono stati una collaborazione in ebook, ma che poi ho acquistato in carta. È un po' difficile parlare di questi libri in modo separato. Ora poi vi dico anche perché. Tra l'altro, non mi sono scritta, non mi sono segnata nulla, se non proprio due o tre appunti, quindi spero di non scordarmi niente. Comunque, allora, i libri sono Incatenata agli occhi tuoi, di Rosa Davis, e Il giuramento dell'imperatore di Alexander Ackerman. Eccolo qua. Allora, sono un'autrice e un autore che hanno deciso di avviare un progetto per me da matti, ma che lo stanno facendo funzionare alla perfezione. Allora, Il giuramento dell'imperatore, che è questo qua, è una serie di libri e questo è il primo. Incatenata agli occhi tuoi è un'altra serie, un'altra saga, e questo è il primo. Queste due saghe, però, si vanno a intrecciare e ad unire in vari momenti. Possono essere lette indistintamente, quindi o una o l'altra, però per avere una visione d'insieme migliore, io vi consiglio di leggerle tutte e due, perché abbiamo la stessa ambientazione in entrambi i libri e abbiamo anche, diciamo, gli stessi personaggi, che si vanno un po' a intersecare nelle varie saghe, un po' come succedeva con la serie TV Buffy e Angel, che ogni tanto i personaggi entravano nella serie dell'altro. Quindi io vi consiglio di leggerle entrambe.
Allora, parto dal giuramento dell'imperatore, anche se in realtà sarebbe il secondo da leggere, cioè prima si legge questo e poi questo, però io ho letto per primo questo, quindi vi parlo per primo di questo. La protagonista di questo libro è Fallon, è una bambina fuori dal comune che ogni anno intorno ad Halloween lei parla, gioca e vede qualcuno che solo lei riesce a vedere. Non è un amico immaginario, ma è un imperatore. È un imperatore che per la donna che amava ha distrutto l'inferno. Qua seguiamo la crescita di Fallon e Caesar, che è il demone imperatore, e appunto le loro interazioni che avvengono nel corso del tempo. E ci si chiede come mai Fallon è legata a Caesar e comunque al mondo dei demoni, e questo poi si scoprirà solo leggendo il libro. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, è diventato uno dei miei preferiti, forse proprio per i personaggi, che mi sono piaciuti tutti quanti, ma in modo particolare Fallon perché è una bambina, soprattutto appunto nella prima parte dove si parla di lei bambina, è una bambina dolcissima e è impossibile non amarla, è veramente impossibile. È una storia fantasy con delle sfumature dark, ci sono anche delle scene appunto molto dark, ma questa bambina e anche poi la ragazza che diviene riesce a rendere in ogni caso questo libro dolcissimo. È un libro che appunto io ho divorato perché ha una scrittura veramente scorrevole e la trama mi è piaciuta tantissimo, quindi l'ho letto in un nanosecondo. Si capisce che è il primo libro di una serie perché diciamo che questo libro mette poi le basi per altri libri che secondo me saranno bellissime, anche perché questo libro mi sembra che è stato scritto in 9 giorni ed è un libro stupendo, quindi non so cosa uscirà dopo e sono curiosissima. Non è mai noioso, non si perde mai in spiegazioni noiose o prolisse, nonostante comunque le spiegazioni ce ne siano, perché bisogna appunto scoprire il passato di Caesar, la vita di Fallon, quindi ci sono, ma non è per niente noioso. E inoltre, Caesar, cioè Caesar è rimasto nel mio cuore perché è bellissimo e ama Fallon in un modo bellissimo, dolcissimo. E mi sono piaciuti tutti e due. Proprio un libro dove tutti i personaggi hanno fatto breccia nel cuore. Anche il padre della bambina mi è piaciuto molto. Il fratello di Fallon, che è un ragazzo gay, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. E niente, tutti i vari personaggi secondari sono bellissimi. Vi informo che la copertina presto cambierà, non so quando. Comunque, questa è la vecchia copertina che a me in ogni caso piace molto e niente, quindi questa è la trama e la mia opinione su questo libro, mentre Incatenata agli occhi tuoi, che è questo libro qua, mi dispiace solo che i formati siano diversi, però in ogni caso è una cosa su cui sorvolo. Allora, qua la protagonista è Ether, è una ragazza comune che conduce una vita monotona, però la sua routine viene improvvisamente spezzata e lei si ritrova in un mondo che non le appartiene e che le appare ogni volta che si addormenta come se fosse un sogno, però forse non è proprio un sogno ed è solamente Akuma, che è un altro demone, che riesce a salvarla da questi incubi. Allora, questa storia rispetto all'altra è più horror e ha delle tinte molto più dark, ma mi è piaciuto lo stesso. Allora, intanto dentro, poi vi metterò comunque dei video dove vi mostrano il dentro sia di uno che dell'altro libro. Comunque, anche qua abbiamo una scrittura super scorrevole, anche qua la lettura è proceduta in maniera super veloce. Ci sono delle descrizioni, delle scene in questo libro molto crude, grottesche e anche inquietanti. E appunto alcune scene mi hanno fatto un po' rizzare i peli, non dalla paura, ma forse dall'inquietudine, non lo so. Tra l'altro, qua dentro è descritta una delle poche, pochissime scene splatter, se vogliamo dire così, che a me danno veramente fastidio. Non vi dico quale, però c'è stata quella scena, l'unica scena che a me dà fastidio, è stata descritta in questo libro e mi si è attorcigliato lo stomaco. Comunque, vabbè. Anche qua i personaggi sono ben caratterizzati e anche qua
come nell'altro volume di Alexander troviamo il demone Bonazzone, che in questo caso è Akuma, che con lui ho avuto un po' un rapporto di amore e odio, nel senso a volte l'avrei voluto uccidere, altre volte invece avrei voluto essere nei panni della protagonista ed ero un po' invidiosa. Detto questo, anche qua troviamo Caesar e Fallon, però questo libro rispetto al giuramento dell'imperatore è avanti di 6 mesi, quindi li troviamo nel futuro. Ed è stato molto bello trovarli e leggerli anche qua. Aether mi è piaciuta in modo particolare perché non è assolutamente la classica adolescente rompipalle, anzi, e quindi l'ho apprezzata tantissimo come protagonista donna. Però anche qua ho apprezzato ed amato tutti gli altri personaggi, anche quelli secondari. La cosa che ho apprezzato molto di questi due libri è che le due varie scritture, le due penne diverse, si vanno a unire e a fondere in maniera perfetta. La mia paura dopo aver letto di Fallon e Caesar era quella di trovarli nuovamente raccontati nel libro di Rosa, ma in modo diverso, perché appunto sono due autori diversi. E quindi avevo paura che la cosa risultasse strana, o che non mi piacesse, o che stonasse in qualche modo. In realtà sono stati bravissimi tutti e due perché sono riusciti a unire in maniera perfetta le loro due scritture. Quindi, quando viene narrata la storia, quando vengono descritti i personaggi, in realtà non c'è così tanta differenza tra queste due penne. Quindi, questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Nonostante la scrittura di Rosa sia più dark, più inquietante, più horror rispetto a questa di Alexander, secondo me però la descrizione dei personaggi è riuscita perfettamente. Secondo me sono due autori che riescono perfettamente a scrivere insieme ed è per questo che ho apprezzato tantissimo questa lettura. Non vedo l'ora di scoprire come andranno avanti queste due serie, sono super 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 curiosa e quindi niente, comunque sono entrambe consigliatissime. Bene, allora il video finisce qua, spero di avervi dato degli spunti di lettura e di non avervi annoiato. Se avete qualche libro, qualche autore emergente ovviamente da consigliare, scrivetelo giù nei commenti. E a me piace sempre scoprire nuovi autori o nuovi libri. Io ringrazio inoltre anche gli autori, sia per le collaborazioni, ma anche solamente per aver scritto questi libri bellissimi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!